Ok, ci siamo. Eh? Ci siamo. In pratica, cliccando sul link dell'evento si apre il video sì. partendo da. Allora, dovremmo essere in diretta. Buonasera a tutti. Uh, a nome dell'Associazione del Centro Studi Normanno Svevi, che apre oggi. In realtà, abbiamo, abbiamo fatto due preappuntamenti durante l'autunno uh, nel 2021, ma stasera apriamo la quattordicesima edizione di Mercoledì con la Storia. Che, come sapete, sono l'appuntamento annuale che è organizzato dall'Associazione del Centro Studio Normanno Svevi in collaborazione con la Libreria La Terza di Bari, ideato da Raffaele Licinio ormai ben 14 anni fa, e eh, che eh, questa sera si apre proprio, tra virgolette, nel ricordo del nostro grande Raffaele eh, perché parleremo di una sua creazione. Che uh, finalmente sta riprendendo vita. Lo faremo con uh, sua moglie Mila Mancini, che saluto, con Marco Brando, che non ha bisogno di presentazioni e tutti conoscete, con Alessandro De Troia, che è il webmaster del prossimo sito che si aprirà: Mondi Medievali, coordinati da Giuseppe Lo anche lui non credo che ve lo debba presentare. Ma prima di questo, prima di passargli la parola, consentitemi di portare il mio saluto in quanto presidente pro tempore. Voglio fare un invito naturalmente. L'associazione ha necessità di eh, rinnovarsi anche attraverso l'impegno delle persone, per cui, noi siamo in piena campagna di tesseramento e eh, dunque, eh, chiunque voglia partecipare all'attività dell'associazione può farlo tesserandosi eh, con seguendo le istruzioni che trovate appunto sulla pagina Facebook. Per parlare dei mercoledì con la storia dell'edizione, mi piace passare la parola a Maurizio Triggiani che di fatto è il curatore eh, di questa edizione insieme a quello che si è preso la responsabilità e se la prende ormai da diversi anni di tenere in piedi mercoledì e per questo io lo ringrazio a nome di tutti i soci e gli passo la parola per raccontarci un po' questa edizione e poi entrare nel vivo. Di questa serata. Grazie Victor. Allora, eh, i mercoledì del, con la storia di quest'anno in realtà sono iniziati già a dicembre, mh, quando abbiamo fatto due appuntamenti con Giuliano De Felice e Adriano Prosperi e adesso proseguono, riprendono in una forma eh, mista online e alcuni appuntamenti appunto in presenza. Questo primo appuntamento lo abbiamo eh, fissato online eh, e appunto sarà la presentazione eh, di mondimedievali.it eh, il prossimo, che è il 30 marzo invece, eh, ci sarà Paolo Grillo con Fulvio delle Donne che parlerà appunto di, del suo libro su Manfredi di Svevia. Poi si proseguirà il 6 aprile, sempre online, con Mario Lentano che presenterà il suo libro Straniero e dialogherà con Graziana Brescia. Eh, il primo appuntamento in presenza invece è il 13 aprile con uh, Fulvio delle Donne che presenterà appunto il suo libro su Federico II e la Crociata. Oh, si torna online il 20 aprile con Bianca Sorrentino, il 27 sempre online con Allegra Iafrate, Cercato Tesori, che dialogherà con Giulia Perrino. Eh, e poi in presenza l'11 maggio Vanessa Roghi che dialogherà con me e il 18 maggio abbiamo la presentazione di un libro eh, Taras e i doni del mare con un gruppo di archeologi Danilo Leone, Maria Turchiano, Giuliano Volpe che dialogheranno con Giuliano De Felice. Infine concluderemo sempre eh, in presenza con Maria Giuseppina Muzzarelli che presenterà la libreria La Terza Madri, madri mancate e quasi madri. Ci tengo soltanto a dire che gli appuntamenti in presenza si svolgeranno presso la libreria La Terza, ma saranno ugualmente trasmessi online sulle pagine dell'associazione e poi anche della libreria La Terza. Mentre questo lo trasmettiamo in diretta sia sulla pagina dell'associazione del Centro Studi Medievali che sulla nuova pagina che vi invito a seguire che è quella appunto di Monti Medievali. Bene, io a questo punto cederei subito la parola ai nostri relatori. Passo la parola a Giuseppe Losa. Ecco qua, attivo subito il, il microfono. Eh, io eh, vi ringrazio, ringrazio tutti quanti per, per questo incontro. Eh, aspettate che non mi vedete, ci sono? Sì, perfetto, bene. Allora io eh, vi ringrazio insomma, per, eh, per quanto riguarda questo incontro. Eh, non nascondo un po' l'emozione, l'emozione sia per poter parlare con, per poter tornare insomma, nello spazio dei mercoledì con la storia che ci eh, ha visto per tantissimo tempo in, uh, presso la Liberia della Terza e prima ancora nelle aule dell'Università di Bari, eh, l'emozione di poter parlare uh, di, di mondi medievali, uh, di questo uh, sito internet. Uh, l'emozione di poter stare tra, tra gli amici, Victor eh, Maurizio ma anche con eh, Mila e, e Marco e il, uh, ci troviamo un po' a fare questo incontro in maniera abbastanza anomala perché siamo, siamo sparsi in tutta Italia e io mi trovo in Friuli Venezia Giulia e Mila a frotempo e soltanto per questo momento so che sta facendo la diretta in Piemonte e il Marco in Lombardia e voi Beati vi trovate in Puglia e quindi da questo punto di vista c'è questa situazione davvero molto particolare. Bella perché eh, non, nessuno, come posso dire, poteva immaginarsi una cosa del genere. Diciamo che uno degli elementi positivi, che, dei cambiamenti che ci ha dato un po' questa, questo strano periodo che stiamo vivendo è sicuramente quello di poter Uh, ecco, presentare questi incontri in mercoledì con la storia sotto una forma differente. Allora, io vado subito a presentare eh, i, nostri, i nostri ospiti. Eh, Milena, la professoressa Milena Sabrina Mancini, che è dirigente scolastica eh, presso l'Istituto eh, Foggiano, se non sbaglio, Limbriani, se non sbaglio, correggimi se o oh, il Bovio. Il Bovio, il Bovio II, eh sì, perché insomma... Con la, bovio, cioè, bovio, poi, con la media Bovio. Il Bovio. Eh, il, eh, e poi abbiamo Marco Brando, eh, giornalista, eh, autore di diversi libri. Marco Brando ha vissuto per un periodo in, in Puglia, è stato anche insomma una delle firme del Corriere del Mezzogiorno, e quindi, durante il periodo, insomma, pugliese ha stretto un legame con Raffaele Ricinio, ma con tutti quanti noi, eh, il Marco Brando è anche autore, voglio soltanto segnalarlo eh, e farlo vedere di questo libro che è un po' quello che ci lega maggiormente a tutti quanti noi, anche perché è un libro che un po' ha rappresentato tutta una serie di, di battaglie, di prese di posizioni culturali, eh, che eh, all'interno dell'Università di Bari, attorno alla Cattedra di Storia Medievale, che era quella di Raffaele. Eh, si era andati a sviluppare che l'imperatore nel suo labirinto usi abusi e riusi del mito di Federico II di Svezia per niente c'è anche una sua la prefazione proprio eh, all'epoca di Raffaele che è stata riproposta anche in questa nuovissima nuova edizione io eh, voglio subito cedere la parola ai nostri ospiti e fare come posso dire qualche qualche domanda o come posso dire qualche precisazione e Do subito la parola a Mila, che investe, eh, in questo caso anche di editore di mondi medievali.it, questa sarà la dicitura esatta del eh, futuro sito internet. Eh, perché far ripartire eh, Mondi Medievali? E anche un boh, po', insomma, eh, ci presenterai Marco. Poi ci presenterà un po' l'organizzazione del sito, o, almeno al momento, come. Come adesso si sta cercando di lavorare e di riorganizzare il sito, però per quale motivo far ripartire mondi medievali? Allora, buonasera a tutti. E chiaramente il mio saluto subito alla famiglia La Terza. Sono molto emozionata di essere, è la prima volta in 14 anni che mi trovo ospite all'interno di questo spazio, uno spazio che Raffaele ha voluto, ha amato. Eh, e chiaramente ha costruito negli anni anche con una dimensione di precursore, perché eh, se noi pensiamo che oggi siamo in videoconferenza e Raffaele, un bel po' di anni fa, aveva iniziato un discorso di streaming per, il, per gli incontri eh, dei mercoledì con la storia, quindi ci rendiamo conto che tanti anni fa aveva eh, come dire previsto anche questo momento. Ehm, ringrazio appunto la famiglia La Terza e Maria La Terza che ho avuto il piacere di conoscere qualche anno fa. Ehm, sì, rispondo subito alla, diciamo, alla domanda di Giuseppe. Ehm, sono qui in veste ovviamente non di specialista del mondo storico né del mondo di, della storia medievale, quindi dopo per tutti gli aspetti passerò la parola a, a Marco Brando. Eh, volevo semplicemente sottolineare che questo momento è stato costruito in ben quattro anni. Sicuramente gli anni della pandemia hanno rallentato un po' eh, la tempistica che avevamo in mente, eh, ma nasce non soltanto per volontà di Raffaele, perché insomma in qualche modo... Abbiamo ereditato eh, le sue volontà, abbiamo ereditato anche quelle che erano eh, le sue idee, del, eh, diciamo di quello che poteva essere dopo di lui. E io a casa, gli amici, i suoi studenti, i suoi eh, coloro che in qualche modo l'hanno sostenuto anche in tutto il periodo della sua lunga malattia, perché insomma, è una malattia che dura. Che, l'ha tirato per dieci anni, negli ultimi anni poi eh, in maniera piuttosto impegnativa. Allora, ehm, era in qualche modo la sua volontà quella di eh, continuare eh, il discorso dei siti. Quando mi raccomandava nei periodi soprattutto più impegnativi della sua malattia, quando mi raccomandava eh, cosa poteva essere ehm, dopo di lui, cosa io avrei dovuto maggiormente curare dopo di lui, parlava principalmente dei suoi figli e immediatamente dopo dei suoi siti. Quindi in qualche modo rientravano un po' nel suo concetto di creatura, era qualcosa che aveva ehm, pensato, eh, aveva costruito proprio anche tecnicamente, perché eh, io dicevo sempre che era un medievale tecnologico. Perché era molto abile nell'utilizzo anche delle nuove tecnologie. E, m, aveva eh, in mente questo grosso patrimonio eh, di conoscenze all'interno che aveva portato. Avanti, ma insieme con tutti coloro che hanno contribuito a questo grande contenitore che poi era diventato anche un momento di eh, discussione, un momento di, eh, in, di interlocuzione, anche un momento di confronto importante. E quindi la cosa cui lui teneva molto è che non andasse disperso questo, questo patrimonio, non andasse disperso il suo lavoro, ma soprattutto il lavoro di quelli che ci avevano creduto insieme con lui. E nel momento in cui pensava a quello che poteva essere il post Raffaele nella gestione di questi tre siti che, ripeto, coordinava soprattutto nell'ultimo periodo erano eh, era diventata l'occupazione principale perché internet, i siti, eh, facebook era stato, eh, hanno rappresentato nel, soprattutto negli ultimi 3-4 anni della sua vita il modo, ehm, di, il modo attraverso cui lui si collegava con il mondo, non riusciva più ad essere presente all'interno dei vari momenti culturali e intellettuali, non soltanto della sua città, ma anche della città di Foggia, perché aveva avviato anche a Foggia il giovedì con la storia, aveva anche iniziato questo percorso nella città che eh, lo aveva adottato eh, come Barese non pentito. Lui sottolineava sempre questa dimensione di Barese non pentito. Non, era, non poteva più essere presente, però da persona intelligente, ovviamente io sono di parte, direi geniale, era riuscito a collegare questo collegamento con il resto del mondo, che era poi Facebook, erano i suoi siti, erano le discussioni sul web, e, e quindi era riuscito in questo modo a continuare quella che era la sua mission in qualche modo, cioè portare... La, portare la conoscenza, portare la cultura, portare l'informazione in ogni posto anche attraverso questo strumento che adesso è diventato, oramai fa parte insomma, del nostro modo di lavorare, nella scuola è diventato praticamente una routine l'incontrarsi eh, anche per incontri collegiali, insomma attraverso le videoconferenze. quindi Diciamo che um, questo, questa dimensione divulgativa e eh, il fatto di raggiungere eh, un po' tutti ehm, con la, la, la verità delle fonti ehm, era il suo modo di eh, vivere anche l'ultima parte della sua malattia, perché lui non si è mai isolato, lui non si è fatto mai sopraffare, vincere dalla malattia, ma ha sempre cercato la relazione e il confronto. E, allora che cosa è successo? Che immediatamente dopo la, eh, la sua morte io ho contattato Marco. E, ho contattato Marco perché eh, Marco... Eh, era un po' la persona che lui aveva intravisto come, eh, come la figura di intellettuale che poteva darmi un supporto nel voler portare avanti questo progetto. Una un intellettuale che eh, poteva unire un po' tutti i mondi, i mondi della, il mondo della comunicazione, il mondo della divulgazione, il mondo del giornalismo, il mondo anche degli studi. Eh, del settore perché Marco si è occupato di, 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 di Federico II, comunque si è occupato di, del se, di storia medievale, soprattutto negli anni in cui questa collaborazione con Raffaele è stata più intensa. Eh, Marco anche perché come personalità in qualche modo riusciva a eh, dialogare ehm, da tutti i punti di vista. Eh, All'interno di questo, di questo progetto di riproporre i suoi siti e anche perché in qualche modo eh, diventava un po' una figura ehm, un po' super partes, e quindi che potesse meglio coordinare tutti gli aspetti che riguardano il. Eh, Diciamo la gestione dei siti, anche perché Raffaele aveva avuto qualche problema eh, dal punto di vista del, come dire, de, 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 delle cose dette, delle cose fraintese, eh, e, e, e allora chiaramente con Marco abbiamo pensato di inquadrare diversamente il discorso dei siti, quindi gestirli con una registrazione, gestirli anche. Con un'associazione, con un organigramma, gestirli anche all'interno di una dimensione di figure professionali che hanno dei ruoli, dei ruoli definiti. Infatti, Giuseppe mi presenta come l'editore, non so bene esattamente quale sarà, poi, dal punto di vista concreto, il mio ruolo. Sicuramente vorrò, voglio portare avanti questo discorso di mio marito. E tra l'altro le sollecitazioni non sono semplicemente state quelle di, cioè riferite alla volontà di Raffaele. Le sollecitazioni mi sono arrivate anche proprio dal mondo della cultura, perché molti i eh, suoi colleghi, molti suoi studenti, molte figure anche del mondo della scuola che eh, hanno sempre attinto informazioni, notizie e anche spunti eh, dai suoi siti, eh, mi hanno sempre suggerito di eh, occuparmene perché in qualche modo eh, anche la, la, la fruibilità eh, sul web eh, essendo un programma, come dire, lavorando Raffaele con un programma oramai obsoleto, si rischiava insomma di perdere un po' il tutto. Ricordo un anno che forse il primo anno dopo la sua morte avevo dimenticato di rinnovare la gestione dello spazio e sono stata invasa da telefonate e quindi tutto questo mi ha, come dire, mi ha incoraggiata a portare avanti questo progetto. Ho trovato terreno fertile perché Marco eh, è stato meraviglioso nel senso che ha preso in mano la situazione, mi ha, mi ha anche evitato certe volte eh, percorsi eh, dolorosi perché insomma tutte le volte è, è come se mi fa piacere che quasi abbiamo. Ho letto un commento eh, sulla pagina Facebook, eh, così Raffaele eh, diventa immortale. E, insomma per me insomma. Che non credo nell'immortalità tutte le volte invece eh, mi ricorda il fatto che non c'è più e quindi in molte circostanze Marco abilmente ha preso in mano determinati aspetti soprattutto quando ha colto un mio temporeggiare su alcune situazioni e quindi anche in questo io devo ringraziarlo oltre eh, al, al ringraziamento per aver trovato una, una persona disponibile a, 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 ad ogni cosa il mio ringraziamento ovviamente va anche a tutti coloro che, per dirla alla Raffaele, gli ehm, vogliono bene. E, e quindi Giuseppe e quindi Victor e quindi eh, Francesco. Ehm, Alessandro è una new entry in tutto questo e di questo dobbiamo ringraziare Pasquale Episcopo che è all'interno di questo gruppo Whatsapp perché tutto poi è iniziato. Con un gruppo Whatsapp di amici che eh, volevano condividere questo progetto ambizioso e quindi Alessandro poi la figura di Alessandro eh, lascio la, la parola dopo a Marco eh, ha curato tutto l'aspetto tecnico tecnologico da eh, persona che unisce entrambe le competenze le competenze diciamo storiche e le competenze tecnologiche e quindi eh, ho ritrovato tutte le persone che eh, erano a lui tanto vicine e che sono state vicine a Raffaele soprattutto nell'ultimo periodo eh, del, della sua vita, e le ho ritrovate presenti e vicine eh, alla, alle nostre vite, a quella mia e a quella dei suoi figli. E, e tutto questo ovviamente rende un po' ehm, meno um, meno pesante, eh, il pensiero, insomma, di non averlo più sul nei suoi appuntamenti fissi, perché era diventato quasi tutto eh, aveva assunto quasi tutto un po' il sapore e la dimensione del rutinario, l'incontrarsi su Facebook, l'incontrarsi, scambiarsi e interfacciarsi per la costruzione dei suoi siti. Quindi tutto questo in qualche modo ehm Riporta il suo modo di fare cultura, riporta il suo modo di eh, portare avanti soprattutto quella che è, quello che è, quella che è la mission dell'intellettuale. E come, diciamo, come donna di scuola, eh, l'ho ritenuta anche un ho ritenuto tutto questo anche una sorta di mio obbligo, eh, mio obbligo morale. Io. Eh. Ringrazio, ringrazio Mila anche perché, come posso dire, ci ha dato un piccolo scoop: ci ha dato, insomma, perché abbiamo scoperto che Marco Brando è il nuovo eroe dei due mondi, un po' una specie di novello Garibaldi, e quindi abbiamo. Abbiamo questa, non per niente, il sito si chiamerà Mondi Medievali e chi, come, come posso dire, Marco Brand, poteva, poteva portare avanti questo tipo di progetto. Eh, scusa Giuseppe, volevo soltanto sì, aggiungere sì. una cosa importante. Abbiamo un comitato scientifico perché con Marco e con chiaramente tutti coloro che cureranno anche eh, le varie rubriche di cui parlerà Marco, eh, abbiamo pensato di, eh, come dire, di, di dare autorevolezza, ma soprattutto anche di coinvolgere quello che è il mondo accademico eh, e abbiamo un comitato scientifico eh, di mh, accademici di personalità importanti nel mondo universitario, nel mondo della storia medievale e non solo medievale, eh, che hanno anche loro mostrato tutto il loro affetto e la loro stima nei confronti di Raffaele. Eh, Esprimendo la, la gratitudine e anche l'emozione, e in certe circostanze mi sono sentita dire anche onore. Ho sentito parlare proprio di onore mh, per, per, per aver pensato, insomma, a, a mettere su anche un comitato scientifico che poi coinvolgeremo, non soltanto dal punto di vista della garanzia della verità e delle notizie e della divulgazione che ci sarà sui siti. Quindi un grande ringraziamento. Eh, al, a questi amici di Raffaele che ah, dimostrano ancora affetto e stima nei confronti di Raffaele stesso. Ho, ho finito, ho finito. Perfetto, no va bene, se, se poi, poi eh, qualche altra domanda sicuramente potrà eh, venire anche dopo, anche dal pubblico, aspetta, ah sì sì, attivo, anche dal pubblico e eh, quindi. Uh, potremo anche insomma dialogare non per niente. Io invito tutte quante le persone che ci stanno seguendo da Facebook di farci delle domande e cui poi uh, cercheremo di dare delle, delle risposte. Uh, una cosa simpatica, anche perché vorrei dire che questo è il primo mercoledì della storia di, di Mila, perché Mila di solito ha sempre vissuto i mercoledì della storia dall'altra parte, nel senso. Eh, telefonate di solito che di Raffaele eh, guarda oggi è il mercoledì con la storia arrivo a quest'ora e quindi questa volta Milano e partecipe ahimè non, non in libreria la terza eh, libreria la terza che sta trasmettendo anche sulla sua pagina il nostro incontro eh, è arrivato adesso un messaggio di Maria la terza che saluto caramente ma eh, a problemi non può essere presente alla diretta eh, e quindi eh, siamo presenti virtualmente Uh, il uh, Mila ha dato un, alcune informazioni. Io ci terrei a aprire una parentesi perché ho potuto partecipare sin dal 2000, ovvero l'anno in cui è, nato, è nata l'avventura uh, su internet dei, uh, dei siti di Raffaele di Raffaele Licinio. Perché questo nel 2000? Lui era il, il suo primo anno che aveva la cattedra di, di storia medievale, da antichità e istituzioni medievali, era passato a storia medievale e in, io facevo, avevo bienalizzato l'esame di storia medievale e facevamo proprio un corso, mi ricordo perché eravamo in quattro studenti a seguire questo corso speciale pomeridiano proprio su medioevo e, e, e internet. E, il, e da lì era nata proprio la, la proposta, anche grazie a una serie di amici, di persone che, aveva, che lui aveva, era riuscito a contattare di mettere su un sito internet che era storiamedievale.net il primo e siamo quindi già nel 2000, maggio 2000 se non sbaglio eh, ci fu l'aiuto concreto di Gianluca Lovreglio che fu il primo webmaster del sito internet e eh, da lì si cercò di creare uno spazio uno spazio per che cosa soltanto riservato agli studenti non solo, non solo uno spazio di dialogo da questo punto di vista di utilità accademica ma uno spazio che poteva far incontrare lo specialista e l'appassionato. La prima cosa che si, che si mise su fu Castelli Medievali, ovvero una, una, un database in cui racchiudere tutti quanti i castelli presenti in Italia, castelli medievali presenti in Italia. Ed ebbe questo un grandissimo successo, no? Per niente, parlando proprio qualche giorno fa con Maurizio Trigiani, Maurizio, dopo, se vorrà prendere la parola, potrà anche dare testimonianza. Moltissimi insegnanti, ma non soltanto, studenti che iniziavano a utilizzare internet come strumento di ricerca, perché stiamo davvero nel 2000, stiamo parlando davvero, a noi non sembra perché è cambiato tanto, ci troviamo a fare adesso questa diretta su Facebook, ma sul 2000 era l'età della pietra, vuol dire qualcosa, Mila, vedo che, o oh no? No. L'età della pietra del, del, del della, come si chiama, di, di Internet. E quindi c'era questa situazione particolare che si era andata a, a, a creare per cui il, tutti quanti potevamo condividere e, la, e lavorare insieme, tutti quanti studenti all'inizio, studenti e appassionati, amici di Raffaele, collaborare a scrivere su questo sito Internet. Poi arrivò il cinema e dopo arrivò Mondi Medievali. Mondi Medievali forse che era il terzo sito perché tutto era all'interno di storia medievale. Poi questo gioco di scatole cinesi, Raffaele andò verso il 2005 a scorporare il tutto e a costruire questi tre siti internet. Quindi all'interno, eh, mi viene in mente nel 2003 quando si iniziò a parlare di Medioevo russo, cioè oggi che è eh, il l'est eh, europeo un po' al centro dei nostri interessi per vari motivi, ma nel 2003 già si cercava di eh, Raffaele con Aldo Marturano eh, inaugurò proprio una sezione dedicata al Medioevo russo. Eh, il, eh, poi abbiamo il, ho detto, i pretesti, la raccolta. Pretesti. Lo chiamo così Raffaele. Perché eh, dobbiamo scrivere dei testi che devono essere un pretesto per poter parlare. Che non devono essere il testo, però, semplicemente accademico, ma deve essere qualcosa che viene prima. Quindi, un testo che abbia una capacità divulgativa e una capacità, eh, fondalmente, come posso dire, eh, il. Eh, ma anche uh, che abbia una fedeltà scientifica. Poi Marco uh, ci spiegherà bene un po' che fine faranno le trasformazioni di queste, queste rubriche, insomma, darà un po' il quadro editoriale, almeno iniziale, la bozza iniziale di queste, uh, del sito internet di Mondi Medievali, non più.net ma.it. Uh, quindi, un aneddoto che racconto spesso, la famosa mail di Christopher Lee. Che scrisse eh, a Raffaele per complimentarsi dell'archivio che avevamo messo su di Vampiria, ovvero del eh, cinema ispirato al mondo dei vampiri. Christopher Lee, tutti quanti noi lo conosciamo per Saruman, ma Christopher Lee è legato fondamentalmente per essere il volto di, eh, di Dracula al, nel cinema. E e quindi e quindi era davvero all'inizio si parlò anche del del medioevo e la politica cioè insomma dal nel 2000 quando iniziò questa questo viaggio di Raffaele fino al 2018 penso che mondi medievali eh, il lavoro che ha fatto Raffaele è stato davvero un lavoro unico nel suo genere altri siti che c'erano in quel periodo erano reti medievali fondamentale ma metteva insieme reti medievali eh alcuni gruppi all'interno delle università, di alcune università italiane. Eh, C'era Italia medievale eh, con il suo premio in quel periodo, tanto che il nostro sito ha che vinto il premio Italia medievale. Quindi eh, ci sono tutta una serie di elementi che fanno sì dire che è stato il precursore del, di un, anche del... Non dico del medievalismo perché sarebbe troppo, però di una tendenza, di un'attitudine nell'osservare il medioevo. E questo lo si può vedere anche su alcune pagine che io dico che sono uniche perché era soltanto, soltanto la capacità, l'ironia di Raffaele poteva anche portarle avanti, che era medieval quiz, monstra. Sono andata a vederle, ci sono ancora medieval quiz dal 30 in poi, le prime 30 non ci sono più, sono scomparse. Eh, sarebbe interessante andarle a recuperare, a vederle dove c'erano degli elementi che andavano pre si venivano presi, non lo so, da un brano di una canzone di Elio Egliolestorietese, perché poi ci, oltre lui si associarono anche altri collaboratori. E secondo me quel medieval quiz penso che sia stato scritto da, 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 da Pier Francesco. Uh, Nespola uh, sicuramente, e da lì puoi fare tutta quanta un gioco. Ho trovato anche un test, il test del DNA ottagonale eh, che fu fatto nel 2002. Quindi era una pagina dove c'era l'informazione, la satira. Uh, la, uh, come posso dire, c'era proprio quello che era Raffaele. Ecco, insomma, eh, sul sito, anche la grafica stessa, abbastanza. Uh, Ah, come posso dire molto semplice rappresentava un po' anche lo stile suo poi c'erano anche, c'è il medieval pop sui Beatles tanto per che era l'altra grande passione di Raffaele quindi chi navigava trovava tante cose e, però ecco navigare queste tre pagine c'è da perdersi perché il materiale è vasto tantissimo e il lavoro per poterlo riportare in piedi è altrettanto importante e quindi a questo punto devo cedere, come posso dire, la parola, ecco perché è l'eroe, perché è un lavoro eroico, al, come posso dire al, al direttore della, della pagina di mondimedievale.it, il nostro eroe dei due mondi o dei più mondi, Marco Brando, che insomma ci dirà ho fatto già alcune, alcune domande, no? quindi come sarà strutturata un po' la pagina, il, il comitato scientifico, finalmente ne abbiamo, parlato, abbiamo parlato di questo comitato scientifico, ma ti do l'onore di eh, poter dare i nomi di questo comitato scientifico, i collaboratori che al momento hanno dato, come posso dire, eh, hanno dato un po' la loro disponibilità a portare avanti a lavorare su questo sito internet, e poi, come posso dire, faremo anche noi una sorta di chiamata alle armi Uh, per chi vuole darci una mano per curare per collaborare nelle varie uh, pagine del sito quindi cedo adesso la parola a marco brando Beh, ciao a tutti sono contento di vedere che ci sono più di 70 persone online in questo momento e quindi diciamo che è, 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 è un buon successo per un'iniziativa che, che non c'è ancora cioè nel senso che noi eh, abbiamo un, un sogno che è quello di rilanciare il sito di Raffaele, eh, però mondimedievali.it come sito vero e proprio non sarà online eh, pubblicamente prima della fine dell'anno, dell'inizio dell'anno prossimo, perché c'è una mole enorme di lavoro da vagliare eh, da, da parte di una serie di volontari, perché eh, qui non nessuno è retribuito. Eh, eh, C'è da fare un lavoro certosino eh, di copia e incolla da, dai vecchi siti a quello nuovo perché eh, sono strutturati su una piattaforma digitale che non consente il trasferimento con via non esistono ancora algoritmi così eh, eh, all'altezza, di, di questo compito. Quindi andrà fatto manualmente tutto questo lavoro, e vi rendete conto che. Sarà un lavoraccio. Però questo è l'invito di Mila a portare avanti il progetto di Raffaele. L'ho accolto con grande piacere, prima di tutto per l'affetto che ho provato per Raffaele, che provo tuttora, anche per l'affetto che provo per Mila e per tutti i suoi collaboratori. E anche perché sono grato a Raffaele per avermi introdotto in questo mondo. Cioè, io non sono uno storico. Per quanto qualcuno ogni tanto mi definisca storico anche su un articolo che è uscito di recente, eh, io sono un giornalista che scrive di storia. Eh, cerco di farlo col metodo del giornalista che coincide spesso con quello dello storico, cioè la verifica delle fonti. Eh, il... Che, che è, come dire, un pilastro del giornalismo e anche del lavoro dello storico, sebbene con perimetri eh, abbastanza diversi. Dopodiché, sono uno che per eh, studi universitari non, non, non sono laureato in storia, ma mi occupo di storia, mi interessa da moltissimi anni e me l'ha fatta interessare, soprattutto con la medievale, eh, proprio Raffaele che ho incontrato per caso durante un convegno nel 2003 a Foggia in cui ci si occupava dell'identità pugliese, del concetto di identità pugliese perché io avevo scritto una serie di articoli su, sul modo in cui pugliesi si identificano come pugliesi e a, fui invitato a questo convegno dove c'era anche Raffaele che toccò proprio... Uh, Tasto del Medioevo e soprattutto della passione smisurata dei Pugliesi nei confronti di Federico II di Svevia, eh, un amore incondizionato, un, una rappresentazione dei Pugliesi del giorno d'oggi e eh, non di quelli del passato, che lo, lo, lo rappresenta spesso come una specie di, di re Artù, di eh, un personaggio buono delle favole quando invece è stato un personaggio che è stato buono quando gli conveniva essere buono, e cattivo quando non gli conveniva un po' come i potenti di oggi e da lì è nata un, una, un interesse che poi mi ha portato ad approfondire proprio il tema dell'innamoramento dei pugliesi nei confronti di Federico II di Svevia quindi al modo in cui l'interesse si è rivolto verso il modo in cui il medioevo Uh, viene vissuto in Puglia e poi anche nel resto d'Italia, in Europa e anche in Medio Oriente nei confronti di questo personaggio del, di 800 anni fa, cioè il modo in cui il Medioevo viene vissuto dopo il Medioevo, usato, abusato, spesso a proposito. In Italia abbiamo l'esempio di un partito che fino a pochi anni fa su, su presunte radici medievali nonché celtiche ha basato il suo successo. E che ancora adesso porta eh, i suoi esponenti portano sul bavo della giacca una spillina con Alberto da Giussano, che è un personaggio storico che non è mai esistito: nel senso che è un personaggio fantastico, ma guai a dirlo anche ai leghisti. Ecco, Dire ai leghisti che Alberto da Giussano è vero quanto Peter Pan è pericoloso quanto dire a certi pugliesi che Federico, secondo i suoi, è stato anche cattivo: ha tolto gli occhi al suo amico Pier della Vigna e via di questo passo. Insomma il mio interesse è nato così e man mano uh, il, l, 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 ho, ho scritto, ho affrontato a livello giornalistico questi temi, soprattutto a livello pugliese, tanto che poi Raffaele mi ha invitato, era uno dei due relatori non accademici a questo convegno svolto sia a Foggia nel 2005, dedicato al mito di Federico II di Svezia uh, in Puglia e nel Tirolo, da quella mia relazione è nato il mio primo libro su, sul mito di Federico II nella società contemporanea con la prefazione di Raffaele e la postfazione di Cardini, e poi è nato un secondo libro che è un'evoluzione del primo, intitolato appunto L'imperatore nel suo librinto usi, abusi e riusi, il mito di Federico II di Svevia. Che eh, riporta le prefazioni, la prefazione a posfazione di Cardini e di Raffaele, ma anche la prefazione di eh, Sergi e di Tommaso di Carpegna Falconieri, che sono due grandi medievisti. Ehm, eh, altri due grandi medievisti, ecco il mio interesse nel confronto di questo uh, periodo storico, soprattutto del periodo fra 200, insomma e 300. Uh, è nato in questo contesto, lo devo tutto a Raffaele Licinio per il sostegno e l'incoraggiamento che mi ha dato, perché io ero molto timido, ecco, diciamo così. Ecco, come eroe dei due mondi, mi sento un po' a disagio, già un cognome impegnativo che crea un sacco di aspettative. Ci manca anche Garibaldi col quale condivido, come dire, eh, la regione, o meglio la quella che era la, la, la Repubblica di Genova perché adesso quel pezzo di, 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 di Repubblica di Genova è francese Ormai è Francia quella, è nato, dice, questo la dice lunga sui nostri nazionalismi il nostro eroe eh, nazionale eh, ora è nato in un posto che adesso è in Francia eh, ehm, diciamo che mi ha incoraggiato a non intimidirmi più di tanto di fronte agli accademici il mondo dell'accademia è un mondo Uh, meraviglioso però con, con piuttosto autoreferenziale eh, che spesso fa fatica a comunicare al di fuori delle mura delle università quello che elabora uh, gli stessi atti del convegno di Innsbruck sono usciti sei anni dopo e questo la dice lunga sul tempismo ecco dell'Accademia nel riferire anche i contenuti dei propri studi e poi c'è una difficoltà nella comunicazione col mondo esterno da parte dell'Accademia che si trascina da decenni, eh, che ultimamente sta trovando uh, nel mondo anche degli storici e di chi si occupa di storia delle, de, de, dei luoghi di discussione. Per esempio, io sono diventato nel frattempo socio dell'Associazione Italiana di Public History, che è proprio lo scopo anche di portare la storia fuori dall'Accademia e farla diventare uno strumento anche utile per, la, per gli enti pubblici, per la gente, eh, per un uso pubblico della storia che non sia basato sulle strumentalizzazioni e sull'abuso dei miti. Ultimamente grazie a tutto quello che ho scritto sul Medioevo e non solo su Federico II di Sveglia, sono stato accolto anche come socio nella società italiana degli storici medievisti eh, credo di essere l'unico socio ordinario, non accademico questo mi ha fatto molto onore ma nonostante questo continuo a dire di non essere uno storico e di essere un ospite eh, questo per dire che il lavoro di Raffaele io lo vorrei portare avanti come ora mi hanno definito direttore. A proposito, uh, Giuseppe fa finta di niente, ma io con lo spadone medievale che tengo gelosamente nello sgabuzzino l'ho insignito del titolo di vice direttore o quello che vogliamo, insomma, um, perché c'è bisogno proprio di una struttura gerarchica che per questo nuovo sito che si chiama mondimedievali.it se voi ci andate sopra per ora vedete che la pagina è in costruzione e che come dire raccoglie l'eredità dei tre siti di Raffaele eh, storiamedievale.net mondomedievale.net cinemamedievale.net raccogliendolo in un unico spazio Raffaele creò tre siti distinti non solo eh, per ragioni come dire di anche per ragioni tecniche perché ai tempi quella dal punto di vista della, della capacità uh, uh, di quei sistemi informatici di accogliere tanti dati c'erano dei limiti, quindi lui è stato costretto anche a creare tre siti distinti. Um, non ha molto senso dal punto di vista pratico. E noi abbiamo acquistato il dominio mondi medievali.it perché quello storia medievale.it è stato acquistato da qualcuno. Però tutto finirà lì: finirà gran parte del lavoro fatto da Raffaele. Eh, Licinio che consiste in, e dai suoi collaboratori di allora, fra i quali c'ero anch'io e tanti quelli che ci stanno ascoltando, ci sarà anche il lavoro di tante nuove persone. Questo sarà un, un sito uh, meno pugliocentrico di quello del passato, uh, perché anche per i responsabili delle varie sezioni. E ci aiuteranno in questo lavoro. Non ne abbiamo ancora individuati tutti, quindi invito tutti a poi andare a vedere i vecchi siti se c'è qualcuno che interessa occuparsi di qualcosa e pensa di avere le competenze ci faccia un fischio. Sarà un sito che raccoglierà una selezione importante dei siti precedenti, perché tutto è praticamente impossibile. Lo stesso Raffaele aveva messo, come dire, una specie di surgelatore. Alcune cose che non aveva più portato avanti, però cercheremo di fare il possibile e cercheremo anche di rinnovarci proponendo uh, cose nuove, proponendo, mh, uh, 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 per esempio, il medievalismo. Quando sono nati, sono sicuro che Raffaele Licinio è stato, sono certo, è stato un precursore nel medievalismo. Però oggi, per medievalismo, si intende lo studio del medioevo dopo il medioevo, cioè il medioevo come viene vissuto dalla politica, eh, da, dai media, dalla gente. E al giorno d'oggi, a volte a proposito, a volte a sproposito, una volta per medievalismo si intendeva l'insieme degli studi sul Medioevo, dalla, dalla letteratura da, all'arte all alla, alla storia vera e propria. Adesso il medievalismo è diventato un settore proprio di studio da parte dei medievisti e, ehm, e vorremmo sviluppare anche questo, questo settore, così per esempio... Online, ci sono molti giochi eh, online eh, o, di, eh, a sfondo medievale potrebbero diventare a loro volta una sezione di questo di questo di questo di questo di questo nuovo sito. Per il momento eh, abbiamo creato, aspettate che cerco di beccare qui, per il momento abbiamo creato una pagina Facebook Uh, dedicata a mondi medievali, che ora cercherò di condividere. Vediamo se ci riesco. Uh, devo ritrovare. Il, uh, riesco a... Ora proverò a condividere questo schermata. Condividi, questo non c'entra niente. Si è sentito una cosa sottofondo è mio figlio che sta giocando per i fatti suoi perché è tornato all'asilo. Ecco, non so se la vedete, mi confermate di vedere qualcosa? Sì, 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 sì si vede, vai. La vai. pagina Facebook creata un mese fa. Devo ringraziare l'associazione Centro Studi Normanno Svevo perché ci ha con questo appuntamento di oggi spinti ad accelerare un po' su questo fronte, questa pagina è nata poche settimane fa. E ha già raggiunto, ha superato oggi i mille iscritti e che è un buon segnale insomma e, e fino alla nascita del sito e anche dopo questa pagina sarà un po' il luogo sui social in cui aggiorneremo le persone sull'evoluzione del lavoro per la preparazione del sito e poi sull'evoluzione dei contenuti una volta che il sito sarà pronto questo è il mosaico di Otranto, uh, qui abbiamo il simbolo che, che è il vecchio simbolo usato da Raffaele eh, anche per i siti precedenti. Um, in apertura, se vi volete iscrivere, dovete cercare mondi medievali su, 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 su Facebook, l'indirizzo esatto è facebook.com slash mondi medievali. Uh, in apertura c'è un po' la spiegazione del perché rinasce mondi medievali. Puntuite sono un po' le cose che vi ho detto prima e man mano stiamo aggiungendo contenuti, qui siamo noi che stiamo parlando. Questo è un album di foto relativo, per esempio, al convegno di Innsbruck di cui abbiamo parlato prima che mi ha dato eh, sono riuscito a recuperare oggi grazie ad Alberto Gentile un po' di articoli usciti noi ogni giorno cerchiamo di aggiornare con qualche contenuto le, le presentazioni del mercoledì con la storia uh, di quest'anno. Quest cerchiamo di tenere vivo su questa pagina l'interesse nei confronti di questa iniziativa. Il, um, un aspetto a che cui, a cui voglio sottolineare è il fatto che noi abbiamo creato un comitato scientifico. Uh, lo abbiamo creato perché Raffaele era il comitato scientifico fatto persone. insomma uh, io non sono uno storico, sono un giornalista che scrive di storia e in ogni caso uh, abbiamo bisogno per garantire autorevolezza a questo lavoro che non vuole essere una cosa per dilettanti allo sbaraglio, per semplici appassionati, ma un lavoro di tipo anche scientifico e mediatico approfondito abbiamo creato. Raccogliendo in giro di 48 ore il consenso, direi velocissimo, di una serie di medievisti e di storici. Eh, un comitato scientifico che sarà garante dei contenuti del nuovo sito e sarà anche coinvolto in una serie di iniziative. Noi vorremmo usare già pagine medievali, eh, la pagina di Mondi Medievali. Tra parentesi, abbiamo creato anche un profilo su Accademia. Vorremmo usare già questa pagina per anche per organizzare dibattiti, confronti in cui coinvolgeremo anche i membri del Comitato Scientifico. Come vedete, forse qui eh, il Comitato Scientifico non è pugliocentrico, ci sono tanti pugliesi, ma ci sono eh, anche una serie di. Eh, di qui devo aggiornare, c'è cioè qualche eh, piccolo errore, ma poi lo sistemeremo. C'è una serie di. Ci sono una serie di docenti universitari di varie università. C'è Antonio Brusa eh, dell'Università di Bari, Fulvio delle Donne dell'Università della Basilicata, Roberto delle Donne, che è suo fratello, una famiglia di medievisti, che insegna invece alla Federico II, Tommaso di Carpegna Falconieri di Urbino, che è uno dei, 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 come dire, dei massimi esperti in medievalismo, Marina Gazzini. Dell'Università Statale di Milano, Marina Montessano di Messina, Gabriella Piccinni, Università di Siena, poi abbiamo il nostro Victor Rivera Magos uh, per Foggia, Enrica Salvatori per Pisa, Giuseppe Sergi per l'Università di Torino, Francesco Violante, Bari, questi sono tutti medievisti, tranne Giuliano Volpe, che eh, è un archeologo, diciamo, però è uno storico che si occupa di archeologia. Ecco, queste persone sono una garanzia e spero che ci cazzino anche a dovere quando scriveremo fesserie eh, e che coinvolgeremo nel, 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 in una serie di iniziative e che consulteremo quando avremo dei dubbi sui contenuti del nostro, del nostro, del nostro, sito, del nostro sito. Vorrei farvi vedere, si vede la pagina di storia medievale. Fatemi un cenno, Giuseppe, si vede? Sì, 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 si vede. Questa è la pagina originaria di Storia Medievale, come vedete, ferma al 2018. Questo lo riconoscete anche nella, nella la, la pagina, la foto di copertina della, della pagina di Mondi Medievali.it. Questa è Storia Medievale, che come vedete aveva al suo interno una serie di eh, rimandi agli altri contenuti. Uh, qui c'è Storia medievale dai castelli ai, ai mostri, uh, che era un po' il titolo originale della pagina. Abbiamo poi uh, Mondi medievali che uh, presenta una serie di altri contenuti. Uh, abbiamo Castelli medievali, che quella, di cui ci parlava prima Giuseppe, che sarà anche il coordinatore di questa sezione. In futuro, uh, ovviamente, aggiornata con sistemi più uh, del, del 2022, grazie all'aiuto di Alessandro De Troia, con mappe imperative. Chi più ne ha, più ne metta. Uh, abbiamo uh, Cinema Medioevo, che è una sezione, anche qui abbiamo trovato chi la... Chi se ne occuperà, che è ferma a dicembre 2017, che è unica nel suo genere, citata in questo senso anche recentemente in un numero monografico dedicato da una rivista famosa di cinema proprio a Raffaele. In cui ci sono tutti i film dedicati più o meno direttamente al Medioevo, che noi aggiorneremo, aggiungeremo le novità. All'interno di questa sezione. Abbiamo anche Vampiria che è dedicata ai film eh, sui vampiri, perché giustamente Raffaele riteneva che i vampiri eh, fossero, siano, un, come dire, una forma di eredità. Eh, qui c'è mio figlio che saluta la mamma sottofondo: una forma di eredità eh, nell'immaginario collettivo. Del, 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 del medioevo del medioevo come vedete c'è tantissimo materiale se noi andiamo su uh, su il, il dove siamo qui l'indice del sito vedrete che eh, abbiamo queste rubriche aggiornate fino a poco tempo prima che, che Raffaele ci lasciasse Castelli italiani, cinema medievale, medioevo filmato, medioevo russo che si chiamerà medioevo slavo e sarà affidato a una studiosa, a una slavista che ci ha indicato proprio Marturano. Mondi medievali, pretesti, vampiria, ma aveva tantissime altre sezioni che man mano cercheremo di recuperare. Eh, trovando chi vorrà occuparsene per esempio medievale scusa Marco posso posso soltanto dire una cosa sulla pagina di cinema medioevo ma velocemente la, la cosa eh, bella di eh, cinema medioevo era data dal fatto che Raffaele l'aveva tematizzato quindi eh, chi va ancora adesso su quella pagina uno può trovare eh, tutta una serie di temi quindi medioevo barbarico cioè quindi tutti quanti film sul sui barbari o anche lo stesso il medioevo boccaccesco e quindi tutti quanti film che si sono ispirati all'opera del boccaccio ma anche a quel filone che ha dato in là insomma una sorta di uh, cinema erotico da questo punto di vista quindi oltre ai vampiri oltre a quindi tutti no, i grandi temi dell'immaginario medievale si trovano nel cinema, questa è una cosa molto importante. Volevo ecco, dire eh, questo. No, no, vorrei ricordare che Raffaele sosteneva che i film di Brancaleone eh, con Gasman erano i film più fedeli rispetto alla realtà del medioevo reale, non quello mitico, immaginario, eh, rispetto a tanti altri film che se la tirano molto di più, anche creati e fatti da colossi del... del della, della, della cinematografia mondiale eh, diciamo che l'interesse per il cinema di raffaele per il cinema dedicato a temi medievali è stato veramente eh, come dire un anticipatore raffaele su questo fronte perché nessuno se n'era occupato prima e quindi eh, Ah no, ho visto Marco attiva il microfono, ma è una roba vecchia, mia. qualcuno me l'ha scritto prima che eh, temevo di parlare da solo. Ehm, diciamo che il... La, la... No, no, non ti preoccupare, ti abbiamo sentito. No, avresti... ti abbiamo sentito. E, ecco, Raffaele ha anticipato molto i temi che adesso sono al centro della, de, degli studi, anche dei mediovisti accademici, e, e da questo punto di vista... Uh, 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 come dire, il, il fatto di aver incoraggiato anche uno storico come me a scrivere di storia è stato come dire un no, altrimenti non l'avrei mai fatto se lui mi avesse detto: no, guarda, sei un giornalista, come mi ha detto qualche storico accademico negli anni passati. Ma come ti permette un giornalista di scrivere di Medioevo? In realtà io ho scritto del modo in cui il Medioevo viene vissuto al giorno d'oggi. Quindi, volendo i miei sono libri di storia contemporanea, però diciamo che mh, il modo in cui sono stati poi ripresi anche dei medievisti blasonati mi ha incoraggiato ad andare avanti su questa strada. Ecco, eh, il, eh, il nostro lavoro è questo, è una, sarà un lavoro molto pesante, io finché non vedrò il sito pubblico non sarò <ride> convinto di essere riuscito in questa impresa. Eh, Mila diceva che ci abbiamo messo un pro proprio perché prima di tutto abbiamo dovuto affrontare dei problemi tecnici perché i siti, di Raffaele erano scritti con uh, un sistema informatico non più gestibile, non, non, cioè non, si è più, non è più possibile aggiornarli adesso online. Sono siti, come dire, che, di cui manterremo i domini finché sarà possibile vederli online, ma sono come pietrificati così come sono. Noi vogliamo creare un nuovo sito che non sarà un, un mausoleo eh, in memoria di Licinio, ma sarà un, un sito vivo in memoria. Di Raffaele, ma anche in onore del suo incoraggiamento ad andare avanti, quindi si svilupperà, avrà dei nuovi contenuti e io e gli altri che lavoreranno a questo sito, un periodo comitato scientifico, si assumeranno la responsabilità, come dire, di, di, di subire un giudizio uh, da parte di Raffaele, ovunque sia in questo momento, semmai gli farò un fischio e gli dirò di. Comparirmi in qualche modo online in sogno, non lo so per dirmi se, se staremo facendo qualche fesseria. Ecco, noi speriamo che questo sito possa diventare uno strumento utile per gli studiosi del Medioevo, per gli appassionati del Medioevo, per gli studenti eh, che affrontano oh, questo periodo della nostra storia, più o meno distrattato oggi sentiamo dire tanto appena si deve criticare qualcosa dice roba da medioevo si va dalla, dalla fecondazione assistita alla guerra in ucraina quando il povero medioevo non ha alcuna colpa delle scelte dei potenti di oggi e eh, neanche delle tesserie dei, dei non potenti di oggi e eh, se non ci fosse stato non avremmo i nostri centri storici non avremmo Gran parte della nostra storia della letteratura non avremo gran parte della nostra storia dell'arte rielencando. Quindi ecco come dire, sarà anche un'occasione per restituire di fronte a, ai luoghi comuni dei miei colleghi giornalisti eh, e, e una che io non smetto mai di criticare su questo fronte, eh, sarà anche l'occasione per restituire al Medioevo l'onore che spesso gli viene negato. Uh, concludo dicendo che proprio grazie anche a questo tipo di esperienza ho organizzato con l'Associazione Italiana di Public History due anni fa e con uh, l'ordine dei giornalisti di Milano ho proprio un corso di formazione per giornalisti, di quelli utili per ottenere i crediti formativi, dedicata al giornalista che scrive di storia, dove abbiamo parlato anche delle manipolazioni del Medioevo. Poi il virus ci ha messo lo zampino, ha messo non concesso che i virus abbiano gli zampini, ma... Per ora sono... Non sono ancora un biologo, non sono uno storico. Un biologo, però diciamo che anche tra i giornalisti quel tipo di progetto ha avuto un notevole successo perché più di 100 giornalisti, inclusi alcuni direttori, sono venuti a seguire un corso sul modo in cui un giornalista dovrebbe scrivere le storie. Ecco, noi speriamo di renderci utili in questo senso. Ora io vorrei chiudere, eh, non so, magari c'è qualche domanda c'è stata fatta da chi ci sta seguendo io sto vedendo. Marco qui. volevo aggiungere ah, a proposito dicevi eh, certamente non un mausoleo e eh, sì assolutamente Raffaele non avrebbe voluto eh, un mausoleo un altare assolutamente no eh, infatti gli studi che gli sono stati dedicati eh, ricordo proprio la cerimonia a Foggia del 2017 apprendere ciò che vive, gli studi che sono stati dedicati a Raffaele, lui teneva molto a questo, eh, a, 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 alla trasmissione del sapere attua, attuale e attualizzata, quindi eh, riprendere qualcosa di vecchio senza renderlo fruibile o comunque nuovo, o comunque innovato e comunque al passo con i tempi non avrebbe avuto senso né per noi e tantomeno come dicevi tu, se lui sta da qualche parte che ci sente, che ci guarda, non avrebbe avuto assolutamente senso. Quindi lo scopo è proprio quello di eh, continuare e di renderlo ehm, vivo con i contributi che con le, gli ulteriori contributi che ci saranno. E hanno senso le rubriche, quindi ha senso riprendere il suo lavoro per andare avanti, assolutamente per andare avanti. E volevo sottolineare questo aspetto che mi sembra che Raffaele non, non era una persona facile da gestire, insomma era una persona uh, complessa e, e noi vogliamo mantenere anche questa complessità, cioè vogliamo anche rompere le scatole con questo, con questo sito, cioè anche sollevare dubbi, contestare eh, eh, chi, chi, chi organizza uh, feste medievali a base di tacchini e, e di pomodori. E per fare un esempio banale, ma ci siamo capiti, rompere le scatole anche nel mondo, nel mondo accademico, quindi saremo anche, spero, dei rompescatele anche spiritosi, insomma, perché Raffaele era, aveva, non vogliamo, certo, non cercheremo di imitarlo, però nel nostro piccolo cercheremo di fare il nostro meglio. D'altronde, uno fino all'ultima si definiva il duca di Orta, nonostante quella Orta gli avesse creato tanti problemi ecco quindi il nostro spirito è questo essere seri scientificamente affidabili vogliamo pubblicare eh, cose eh, o suscitare dibattiti basati su, su fonti attendibili e su studi seri ma non vogliamo essere un cimitero imbiancato ecco tutto qua ora non so se c'è qualcuno che vuol dire qualcos'altro se c'è qualche io sto vedendo un po qui la chat c'è um, eh, Giulia, Giulia Perrino che è un'amica di famiglia Giulia dell'associazione del Centro Studi Normanno Svevi infatti lei il 27 aprile terrà anche lei dialogherà anche lei in un incontro di Mercoledì con la Storia c'è eh, Maria Teresa Rauzino che eh, sarà collaboratrice è stata già collaboratrice storica di storia medievale e mondi medievali con Microstorie e continuerà a collaborare vedo anche insomma eh, Ester Lorusso, che è stata una collaboratrice anche del eh, del di Mondi Medievali del sito e poi ho letto anche saluto anche come posso dire anche no, uno dei, dei rappresentanti di di Feudalesimo e Libertà che ci sta seguendo e qui io riconosco anche le sue vestigia il messer Alessandro Concas e poi no, ho letto anche c'è Vito Vitoricci, c'è Pasquale Episcopo che era stato prima evocato, eh, Vitoricci che anche lui collaboratore è stato collaboratore del sito internet di Mondi Medievali e poi leggo messaggi come quello di Claudia eh, ba Babudri che dice "Quanti ricordi quella pagina, grazie a Mondi Medievali e alla sua rete ho potuto approfondire le mie conoscenze sul Medioevo per studio e per interesse personale, grazie davvero". Insomma, eh, questo Peppino Pirro anche Amico insomma della, uh, di DESCO uh, per quanto riguarda il gruppo insomma, di, degli amici di Raffaele. Uh, quindi uh, c'è una bella testimonianza anche dei commenti che ho letto dalle persone che sono qui presenti oggi uh, oggi a sentirci. e il, Quello che vorrei dire: ecco, l'hai detto bene Marco, questo è un sito che va avanti. Siamo tutti quanti dei volontari, stiamo portando avanti un lavoro volontario, come era anche quello del sito di Raffaele. Raffaele, infatti, lo scriveva nel sito che il sito eh, non ha eh, nessun tipo di, eh, nessun tipo di eh, scopo di lucro. Io ho letto soltanto le pagine sui, sui modi medievali. Se poi c'è qualcuno che ha su, sulla pagina dell'Associazione Centro Studi Normano Svevi, forse lì troveremo anche altri eh, commenti e altre attestazioni. Eh, il, eh, stavo dicendo eh, Raffaele ci teneva tanto che arrivarono anche delle richieste eh, ecco qui ci sono anche le migliori frasi dello stupor mundi che questo gruppo goliardico che a cui ogni tanto cerchiamo di condividere i loro meme eh, e quindi eh, il, eh, ci furono delle proposte economiche per poter inserire la pubblicità sul sito anche molto allettanti. Raffaele disse di no. Eh, penso che anche noi porteremo avanti lo stesso tipo di ragionamento, tutto il lavoro che faremo è un lavoro eh, volontariato e quindi eh, siccome è, è stata una grande palestra per me ma per moltissime altre persone che oggi portano avanti anche mh, attività nell'ambito della ricerca e non solo, è, è stata una palestra importante. Io mi rivolgo davvero a tutte quante quelle persone, quei ragazzi e quelle ragazze che vogliono collaborare con noi, eh, che ci vogliono dare una mano. Il materiale è tanto. io, Marco l'ha detto: Cercherò di curare la pagina di Castelli Medievali, e qui c'è questo materiale da prendere, da travasare nell'altro sito, ma soprattutto c'è da fare un lavoro di cercare di capire bene se i link, una serie di informazioni caricate sopra, sono ancora oggi valide, funzionano ancora e, e quindi c'è da fare questo tipo, questo tipo di lavoro. Chiunque voglia darci una mano, chiunque voglia aiutare, voglia collaborare con noi, può scriverci, eh, poi lo scriveremo anche nei commenti. A info chiocciola mondimedievali.it, la sua come posso dire, la volontà di voler collaborare. Poi lo contatteremo, cercheremo di parlare con lui e via. È importante questo perché il lavoro è tanto. Ci sono già molti amici che ci hanno dato l'ok. A me viene in mente anche Elena Percivaldi. Ecco, perfetto, nel senso che. Ci sarà un organigramma perché sì, sì, sì. Eh, io, eh, Giuseppe si dei castelli, io avrò sarò un po' un lavoro di supervisione eh, e di rapporti anche diplomatici con, eh, con, con altre realtà simili. Per esempio eh, gli organizzatori del Festival del Medioevo eh, ci, hanno chiesto, ci hanno garantito la loro collaborazione, probabilmente ci inventeranno anche una loro iniziativa. Sarà fatta a settembre a Castel del Monte e così via, penso uh, altri eh, come Medioeva Giando, e altri siti di questo tipo uh, che si occupano di Medioevo. Al momento uh, l'organizzazione è così fatta, che eh, l'organigramma ci sarà scritto che il fondatore Raffaele, che il L'editore è Mila, Milena Mancini, anche se poi l'editore vero e proprio, diventerà l'associazione che fonderemo e registreremo l'Agenzia delle Entrate. Perché è vero che non prenderemo soldi con la pubblicità, però questa iscrizione, e creazione dell'associazione con un codice fiscale ci permetterà di avere eventuali sovvenzioni per qualche iniziativa. Ci sarà la registrazione in tribunale anche perché tutto questo contribuisce a dare autorevolezza e anche a tutelare in nome della, della, del nuovo sito, registrazione in tribunale con un direttore responsabile che sarò io. Uh, ovviamente Giuseppe sarà il mio vice, Alessandro de Troia, che è bravissimo ed è anche un appassionato di storia a sua volta, ci aiuterà dal punto di vista tecnico, come senza di lui non saremmo mai arrivati a fare neanche quello che abbiamo fatto finora. Uh, ci sono alcune sezioni che hanno già dei coordinatori, Castelli Medievali lo sa Cinema e Medioevo Niccolò Maggio, che è uno studioso di Medioevo che ci è stato indicato dal professore di Carpegna Falconieri, La memoria dimenticata, Micro Storia Ma Teresa Maria Rauzzino, che è un pilastro all'inizio di questa, di questa avventura, Medioevo Slavo, non più russo, sarà gestito da Sonia Cerutti, che è una slavista, pretesti da Gianluca Lovreglio, eh, Castelli europei, Medioevo filmato, Medioevo in mostra, eccetera, da Andrea Chiappella. Medioevo islamico ci dovrà indicare qualcuno, se non lo farò direttamente, il professor Mandala, che è un islamista molto importante che insegna all'Università in Statale di Milano. Medioevo letteratura sarà Nino Gargano, Trifone, detto Nino Gargano. Alto medioevo tra romanico e barbarico Elena Percivaldi, che è una medievista, scrittrice, divulgatrice di storia molto nota. Il glossario ragionato delle fortificazioni competerà sempre a Gianluca Lovreglio, anche se ultimamente si è fatta viva una persona che aveva aiutato una professoressa Raffaele molti anni fa a crearlo e quindi potrebbe essere a sua volta coinvolta. Se invito tutti, come diceva Giuseppe, chi vuole dare una mano, dalla, proprio dal copia e incolla a occuparsi di una sezione, andare a vedere eh, l'indice delle, delle varie sezioni che compare sui vecchi siti, quello che vi ho fatto vedere prima, storiamedievale.net, e vedere se c'è qualcosa di che interessa, di cui si, qualcuno con le competenze necessarie eh, posso occuparsi ciò non toglie. Anche proporle di, proporle anche di nuove e pure affiancarsi, nuove anche affiancarsi a quelli che già ci sono. Ecco, ci possono essere anche nuove sezioni che, ci possi che possiamo creare. Per esempio, la sezione Alto Medioevo non c'era, uh, invece, noi la, 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 la creiamo così come potremmo creare una se sezione dedicata ai giochi online a sfondo storico medievale. però ci vuole qualcuno che lo faccia. Diciamo che. Che abbiamo parlato fin troppo e abbiamo mantenuto tra 60 e 70 persone eh, 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 su, su questo su questo nostro incontro e non so se c'è qualche domanda che, che io non riesco a vedere non, non possiamo provare eh sì io non so se è victor eh, che sta gestendo anche l'altro, l'altra pagina ha qualcosa da dirci? Eh? Se è se comparso Victor, eccolo qui. Victor. Tu dall'altra parte ci sono no, domande. Eh, intanto Ari, buonasera a tutti. No, eh, Nell'altra pagina c'è tanta gente anche lì che sta commentando e seguendo. Tutti quanti sono entusiasti dell'iniziativa. Della Molti sono gli amici che. Con Raffaele vedevamo tutti i giorni, tutti i mercoledì, anche nei pranzi del, uh, che, infiniti che si facevano, e, um, molti, molti amici che, che scrivono da fuori. Insomma, siamo, uh, penso che sia un fatto uh, al di là della, come dice Marina Gazzini, parlando prima del fatto che all'inizio del del, degli anni 2000, il lavoro di Raffaele fu un lavoro pioneristico, Marina Gazzini dice appunto, confermo, fu un pioniere e lo cito sempre nei miei, nei miei corsi di Digital Humanities e Public History, quindi eh, stiamo parlando effettivamente di un lavoro fatto eh, in modo non soltanto intelligente, che era appunto quello che connotava sempre, oltre all'ironia, la Raffaele, ma in maniera molto complessa, con uno, con uno scavo nella complessità del mondo contemporaneo che legge poi anche il passato, che è evidentemente frutto anche della grande esperienza umana di Raffaele di umanità di Raffaele, che era circondato da, 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 da gente, amava circondarsi da persone dalle quali traeva non dava soltanto, dalle quali traeva anche. Uh, ogni volta tutto quello che poteva essere una sorta di vampiro da questo punto di vista per cui ehm, come posso dire la, la sezione vampiria si spiega anche in questo modo è una metafora no io quello che voglio dire è anche questo l'appello la, alla collaborazione è un appello realmente aperto uh, perché eh, appunto il, il lavoro è enorme ma lo sarà anche quello futuro per cui fondamentalmente Uh, diciamo: si tratta poi anche di impostare un lavoro vivo, come diceva Mila prima, uh, che, che, che resti anche nel futuro e che continui a uh, dare valore aggiunto ad un'idea originaria e ad un'idea originale che era e resta originale, perché da lì nasce più o meno tutto, insomma, quello che noi vediamo oggi, uh, sia sulle pagine Facebook, che quindi nei social network, che appunto nella. Sitistica un po' più complessa per cui niente mi fermo anche perché non sono io che devo dire queste Sì, quote. no 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 io c'è qui un commento di Riccardo Carbutti che saluto che è il direttore artistico e dei direttori artistici del festival del Castel dei Mondi yeah. di Andrea no eh, un particolare attenzione alle guide of fashion glamour di Castel del Monte perché è un assist questo perché Raffaele fece anche sui mondi medievali c'era anche uno spazio, c'è ancora su che cosa dicevano le guide perché c'erano delle ragazze che lavoravano nel castello e quindi ci scrivevano dei reportage su tutte le narrazioni che facevano le guide. Stiamo parlando sempre negli anni 2000. Su Castel del Monte, quindi c'era questa storia di Girifalco, Agifalco, non mi ricordo bene, queste tre ragazze che ci davano questi reportage molto interessanti eh, sul, su, sul, su, su Castel del Monte. Eh, questo, ecco, eh, questo è un interesse non soltanto legato a Raffaele, anche dall'humus, perché comunque Bari, eh, ricordiamolo, è stata grazie all'attività del eh, professor Giuseppe Musca, dove sono nati i quaderni medievali che hanno avuto un ruolo fondamentale eh, per quanto riguarda gli studi medievistici e medievalistici anche in, eh, in Italia. E quindi Raffaele con questo sito voleva cercare, come posso dire, con una sua fortissima impronta personale, portare avanti questo tipo di, di lavoro, questo tipo di attività, forse anche implementarlo da un certo punto di vista, anche inserendo, come ho detto prima, quell'elemento di, di ironia. E soprattutto ponendo al centro gli studenti, perché io questo non voglio, come posso dire, voglio ripeterlo. Victor è qui presente perché anche lui l'ha vissuto quella temperia, l'ha vissuta quella, quella situazione, quel famoso libro che poi non è stato mai pubblicato, però è stato edito su internet sul cinema in medioevo, che è, e lo trovate. È qualcosa di notevole, notevole, dove ha scritto Vito Attolini, Gaetano Pellecchia, ecco, Vito Attolini, mi Franco, Cardini. Franco Cardini, cioè ci sono, eh, eh, assieme a questi nomi, poi un gruppo di studenti e studentesse che iniziarono ad elaborare a narrare moltissimi capitoli anche del Marco ricordava la rivista che era uscita Cinema e Medioevo in onore a Raffaele in cui eh, del centro sperimentale bianco e nero la rivista bianco e nero del centro sperimentale di cinematografia di Roma e moltissimi di quei capitoli eh, noi l'avevamo già, come posso dire, Raffaele li aveva già inserita all'interno di quel libro con tutta una serie di campionari di recensioni, vai, Victor. Sì, no, io a proposito di questo, volevo raccontare poi anche cos'è la complessità con la quale il sito, i siti di Raffaele si rapportavano poi al presente, no? Tu parlavi di quell'esperienza di cinema in medioevo. Quella è stata un'esperienza eh, fenomenale in tutti i sensi, soprattutto per noi più giovani. Da noi, diciamo più, più grandi del gruppo che eravamo i più grandi, fino ai, agli studenti che eh, tra quelli più valorosi e più volenterosi, quelli che avevano veramente preso a cuore la medievistica, e si erano fatti un mazzo così nell'esame di, stor di storia medievale con Raffaele, e Raffaele poi li aveva tirati dentro nella collaborazione con l'associazione, con, con il centro studi, nell'organizzazione di convegni. Quindi era diventato anche un modo per formare, tra virgolette, nuove, una nuova generazione. Però quell'esperienza, eh, quell ed è credo e spero una cosa che eh, se vorremo dovremo ripetere in futuro, è stata una grande esperienza perché Raffaele ha portato anche quella che era la sua memoria eh, di esperienze precedenti. Noi abbiamo fatto quel volume, è stato un, un volume scritto collettivamente, nel quale è vero, ognuno di noi aveva il suo eh, argomento, il suo, le sue schede da comporre. Ma racconto, per esempio, noi ci vedevamo almeno una volta a settimana per leggere ad alta voce i nostri contributi a tutti i, uh, i collaboratori che commentavano, uh, aiutavano nella, nella scrittura della scheda. Quindi sono schede firmate, ma in realtà, di fatto, sono schede che hanno avuto... Un, un, un apporto da parte di tutti sì sì ve sì, questo... no, li, li ricordo gli incontri eh. serali che si arrivava fino alle sette e mezza arrivavano a bussarci al anche... centro, centro studi dobbiamo chiudere l'università Esatto. L'esperienza sono... diciamo della cultura collettiva che veniva dal, dalle esperienze del partito comunista, chiaramente con Raffaele, no? Quindi di queste cose in cui tutto si discuteva e, e tutto era discutibile, insomma, anche fino allo sfinimento. Ma questo è anche un modo per formare nuove generazioni nel confronto con gli altri, nella, mh, nel migliorare attraverso la critica, che deve essere chiaramente costruttiva, che è una cosa, se mi permettete, della quale i nostri ragazzi hanno. Mh, Enorme bisogno in questo momento. Quindi, Victor, sai che ci devi fornire qualche mano ragazzo o ragazza. Eh vabbè, seguito, non è che li possiamo cooptare prendendoli per capelli. Quelli che vogliono Sì, sì No, lo so, stiamo scherzando, faranno, scherzando, insomma. scherzando. Allora, qui non vedo altri commenti o altre domande. Non so se volete dire, aggiungere qualche cosa. Noi abbiamo voluto un po' così... Chiosare nel finale con ricordi e qualche battuta, così per in realtà ci sono commenti nascosti perché indica Facebook che ce ne sono metti 30 e se ne vedono 5 o 6, ma non so come far comparire gli altri per cui qualcuno <ride> rimarrà senza risposta. Ah no, io ne vedo soltanto 11, quindi eh, no, però... sto sulla pagina di Mondi Medievali, quindi eh, non so bene adesso la... Sulle altre ce ne sono di più, però non riesco a vederle tutti. Pazienza. Va bene, a questo punto io saluto. Ah, beh, ah qui ci, ci dice il webmaster giustamente, ci comunica che lui vede tutto, ma non ci sono domande. Va bene, quindi Infatti, salutiamo anche tutte io quante vedo queste, tutto, queste persone. Ma non ci sono domande, quindi, insomma, ecco. È questo è il webmaster. Diciamo che cos'è il webmaster? È colui che vede tutto, quindi è Alessandro De Troia. Che salutiamo, Alessandro che De Troia. Siamo. quindi Ok. Io, allora, io vi ringrazio davvero, eh, potete eh, più per vedere gli altri, ecco qui, ecco qui Alessandro Concas, esperto, che ci dice. Allora, io eh, vi ringrazio tutti quanti per, quello, per la vostra partecipazione, eh, ringrazio Mila, ringrazio Marco, tanto noi ci sentiremo adesso insomma, per portare avanti ancora il lavoro sul sito. Io ringrazio l'Associazione Centro Studio Normano Svevi nella persona di Victor Rivera Magos e di Maurizio Trigiani, e Maria La Terza, che sicuramente insomma, ci, ci vedrà, ci sentirà. E io rinnovo l'appuntamento ad un incontro che è non bello, ma bellissimo. Il 30 marzo online, Paolo Grillo intervistato da Fulvio delle Donne. Stavo leggendo Manfredo, Manfredi di Svevia intervistato da Fulvio delle Donne. Pensate un po'. <ride> però no, è Paolo Grillo che dialogherà con Fulvio delle Donne su Manfredi di Svevia, che è il suo ultimo libro, però non sarebbe stata una cattiva idea Paolo Grillo che parla al posto di Manfredi di Svevia, va bene, in futuro, chissà, si potrebbe eh, anche fare. Ehm, aspetta, Victor, non so se hai letto sì? il, il messaggio di. Eh... Francesco Somaini. Somaini L'hai letto? Non ancora, ora lo leggiamo. All'università di Salento abbiamo costituito un centro studi medievali che raccoglie più di 70 docenti di varie discipline, variamente coinvolti su tematiche medievistiche, ma da sé che la collaborazione con i centri studi Normanno Svevi sarebbe graditissima e noi chiaramente siamo contentissimi di questa cosa come associazione per cui la prendiamo al volo e ringraziamo e, e ci diamo appuntamento. Insomma, Penso che anche con, con il sito di Mondi Medievali possa essere e una buona... Forse va chiarito che l'associazione Mondi sì. Medievali hanno molti punti comuni, e anche molti eh, come dire, sostenitori in comune, ma sono due cose diverse. Sì, sì, sì. L'associazione è legata al Centro Studi Norm Normanno Svevi dell'Università di Bari il mondimedievale.it è un sito che, che vuole rivolgersi a tutti, italiani e non. Eh, quindi, ha, come dire, son due, hanno due funzioni diverse, anche se sicuramente faremo cose assieme, anche perché molti certo. di sono soci. Quindi eh, accetteremo anche gli angioini e gli aragonesi. Sì, va bene, va bene. Anche angioini e Aragonesi. Ci stenderemo anche a loro. Va bene. Scusate la battuta <ride> va bene. Va okay. bene, comunque, grazie a Francesco Somaini, grazie, saluto anche Fulvio delle Donne che ha commentato appunto anche qui sul sito dell'associazione e eh, niente. Perfetto, allora. Eh, grazie a tutti, iscrivetevi a, a tutto, all'associazione del centro studi e alla cultura, Eh, soprattutto all'associazione. Eh, sì. di mondimedievali.it. Quando l'avremo creata, mettete like su le pagine dell'associazione edimondimoglievari.it e sosteneteci in questo lavoro e fatevi avanti se avete voglia di, di lavorare in mano. Ecco, e è... ci incontriamo il 30 marzo alle ore 18 online. Grazie a tutti grazie a voi soprattutto a questo momento grazie, grazie e buonasera